nel tutorial precedente avevamo parlato di testo. Vediamo ora come lavorare un'immagine. Ho aperta la mia cartella, trasporto la mia immagine. Ci troviamo su Costruzione, rechiamoci su Designer, selezioniamo la foto e andiamo ad aprire la finestra Livelli. Qui abbiamo il settaggio del nostro livello. Ci troviamo qui e ci troviamo qui. Cosa possiamo fare a questa immagine? Direi poca perché l'ho presa dal web, evidentemente è anche già ritoccata con Photoshop, però incominciamo a vedere se io volessi fare un adattamento. Intanto qui vi dico subito che è possibile trasformarla in bianco e nero, in nero oppure in quest'altra opportunità trasparente e invertisci trasparenza. Ritorniamo nella posizione di prima. Questa è un'altra posizione importante. Adesso sta appoggiata sul fill frame, cioè copri tutta l'immagine. Ecco sì. E lo zoom per ora non ci interessa e la posizione è quella che al momento si trova. Evidentemente vi voglio far vedere se noi spostiamo l'immagine, ecco che va a modificarsi il settaggio della posizione. In questa paginetta l'abbiamo esplorata ovunque. Passiamo all'adattamento. Qui c'è da dire qualcosina in più. Incominciamo dalla finestra che troviamo sulla nostra sinistra per vedere che è possibile girare questa immagine in 90, in 180 e in 270 gradi. È possibile anche se io volessi adesso faccio un esempio, metterla su 90 gradi, da questa postazione ritorno, cioè annullo l'ultimo comando. Qui invece la giro in verticale. Qui la giro in orizzontale e chiaramente se volessi ritornare indietro tornerei ad agire sulla manovella qui. Poi abbiamo le vignette. Questa è carina questa opzione. Potremmo scegliere una cornice alla nostra immagine, una cornice rettangolare, una cornice in elisse. Possiamo anche dare un contorno alla nostra cornice con un colore solido, nero in questo caso, rosso per farvi vedere, non mi piace assolutamente, comunque era solo per farvi vedere un gradiente. Mettiamola trasparente e ancora qui il bordo alla cornice, il bordo alla cornice. Beh, abbiamo detto colore solido nero oppure un contorno con lo sfondo nero. Il contorno possiamo cambiare. Ecco, insomma, c'è da divertirsi. Io la cancello del tutto, era solo dimostrativa. Gli occhi rossi. Questa è una opzione carina. Qui il fotografo ha già provveduto a correggere il tutto, ma nel caso ci fosse bisogno, si può agire così e si modifica l'occhio rosso. Cancello di nuovo, tolgo anche qui. Cos'altro mi dà questa? Mi dà la rotazione. E qui invece il colore con l'intensità dei colori della trasformazione. Cominciate a smanettare su queste opzioni, così amerete ancora di più il programma. Nero, rosso, blu. Mettiamo il croma. L'ombra e il bordo esterno, bordo esterno che adesso è bianco, mettiamolo in un altro colore per farvi vedere, si nota poco perché dovrei agire sul
Eccolo là, vedete, con una cornice di con una di un pixel di 2 più grande 5, ecco qua. Togliamo tutto, ritorniamo nella posizione di prima. Abbiamo fatto tutto quanto era possibile anche in questa paginetta che è appunto di adattamento. Passiamo all'ultima finestra, effetti. Questa immagine vediamo che è statica perché ha come prima posizione questo settaggio. Se clicchiamo sulla seconda postazione, i settaggi non sono cambiati, quindi vuol dire che l'immagine è statica. Per animare l'immagine dobbiamo giustamente aggiungere dei keyframe. Possiamo aggiungerli da questa postazione, diciamo che ne vogliamo 10, e dando l'ok, il programma li posiziona anche distanziati adeguatamente con lo stesso spazio temporale. Lasciamo nella posizione iniziale le cose come stanno, posizioniamoci sulla seconda e incominciamo ad interagire sull'immagine. Chiaramente potremmo interagire dai settaggi inferiori, però per comodità io uso il mouse. Incominciamo a dare una posizione al secondo keyframe. Mettiamoci solamente la Belen e togliamo dalla scena Elisabetta. Posiamoci sulla terza. Questa volta lasciamo da parte Belen e vediamo solamente Elisabetta. Posizioniamoci sulla quarta. Sulla quarta vediamo tutte e due insieme. Sulla quinta ci diamo una posizione d'insieme. Attenzione però sempre a non rimanere lo spazio laterale. 6. Mettiamoci da questa postazione e vediamo lo spacco di Belen del vestito. Settima, posizioniamoci qua, le bocche di tutte e due. 8. 8. Il sorriso in primo piano di Belen. Di Elisabetta. 9. 9, torniamo a mettere tutte e due così, 10, piano piano torniamo indietro, per poi allontanarci un po' e per poi tornare ad avvicinarci come eravamo prima. Qui invece torniamo qui e ci diamo un colore bianco e nero per poi man mano lo rilascia. Vedete man mano come lo rilascia. Passiamo a qui invece e ruotiamo un poco. Poco però. Passiamo qui e ruotiamo invece dall'altra parte. Sempre poco, in negativo questa volta. Proviamo un po' a vedere l'insieme. Posizioniamoci sulla prima. Intanto dobbiamo però aggiustare il settaggio temporale. La nostra slide aveva un tempo di 3 secondi, sono pochi perché abbiamo fatto l'animazione per vederla bene. Cosa significa questo? Significa più il tempo è ridotto, più l'animazione corre, è vivace. Per contemplare un'animazione, diciamo un primo piano, bastano 4 secondi per dire, ma con l'anteprima poi è possibile anche modificare tutto. Vediamo la nostra animazione. Come avete potuto vedere, c'è un errore, credo, vediamo in quale posizione, forse. Vediamo in quale c'era lo spacco di Belen che rimaneva con lo sfondo fuori. Vediamo qual era, lo devo correggere. Eccolo qua. Chiaramente non sta bene. Cosa faccio? Lo ingrandisco un po'. Rivedo di nuovo.
Credo che vada bene. Confermiamo la scelta e vediamola anche in anteprima. Vedete i secondi che avevo aggiustato prima? Questa è una semplice animazione, poi quando faremo il corso, chiamiamolo corso, quando faremo le guide del corso intermedio, se non quello avanzato, vi faccio vedere quante altre cose è possibile fare. Beh, adesso per ora abbiamo terminato la guida, la lezioncina, il tutorial, chiamatelo come volete. Vi voglio ringraziare per l'attenzione che avete avuto nel seguirmi. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!